thank you for listening so carefully. It just goes to prove that you don't need a loud, decadent spectacle to get kids' attention these days. Allora, bene, vedo che c'è Alessandra, Luigi. Sì. Stavamo dicendo comunque noi. Allora, è finito questo pezzo degli Extreme. Posso dire una cosa? Se Alessandra Luigi mi ascolta, che era presente anche lei al concerto e lì che chiacchiera con Levi, potrebbe venire a darci una sua testimonianza. Però sta chiacchierando con Levi e non ci ascolta. Un vero peccato. Eccola lì, Alessandra! Di spalle. Vabbè, comunque, dicevamo che... Un caro saluto, Liberotti. Un saluto. Un caro saluto, Liberotti. Qua nell'acquario con noi c'erano Bugli e Sernaglia, li salutiamo con forte affetto. Un bacione a tutti. Sempre forza, lupi. Niente, a Luigi è andata via, gli avrà messo paura. Comunque... Sì, è il microfono che fa un po' di paura. Esatto. Hanno fatto anche questo brano, molto bello, peccato per Cupid's Death, non riusciamo a recuperare. Torniamo a parlare degli Aerosmith. Sì, no, solo una piccola parentesi sugli Extreme. Questa seconda canzone, se non terza, visto che comunque la seconda era quella prova che bootleg che ha trovato una cosa del genere, è sicuramente migliore di quella che poi le hanno fatti uscire fuori. Sì, perché diciamo. Era proprio un altro genere. Lì mettevano in pratica, diciamo, qui i loro virtuosismi. Sì, ma rock vero, rock puro. Infatti, poi quando passava questa canzone abbiamo avuto modo di vedere due o tre ragazzi che si fermavano e ballavano. E questo fa capire che comunque... è rock vero, è il rock che tutti vogliono ascoltare. Quello che fa ballare, come dicono, il Decadence Dance. E infatti, e poi questa canzone abbiamo avuto modo di leggere il testo tradotto, parla proprio di quello, balla, balla, balla. E danza. Non è mai ballato. Sembra quasi la canzone Voglio vederti danzare. Esatto, però non è. Però non è quello. Diciamo il genere poi quello. Vabbè, ritorniamo agli Aerosmith. Agli Aerosmith, finalmente dalla regia ci hanno passato, speriamo non sia un bootleg. Esatto. Hanno passato la canzone di Sweet Emotion di cui vi volevo parlare. Perché c'è un assolo molto importante di Tom Hamilton, il bassista degli Aerosmith, il quale, un assolo che fa anche da intro, adesso andremo ad ascoltare, difatti si era questa volta messo lui al centro della T ad aprire tutto quanto alla canzone, molto bella, e si narra la leggenda che questa canzone parli di una sega. Parli di una? Di una sega, di lui che fa una chiamata erotica mentre si fa una sega. Ah, grazie. E ha scritto poi questa cavalcata di basso, diciamo. Quindi lui si fa le seghe mentre suona il basso. Mentre suona il basso e mentre ascolta le canzoni. Sì. E mentre fa le chiamate erotiche. Non so se siamo strani noi o se è strano lui. Non lo so, okay. Non lo so, gusti, diciamo, okay. Poi non lo so, ognuno ha le sue tecniche. Infatti, cioè, basta che quel basso non lo suona con... Non lo so, okay. Poi, tanto se lo tiene lui, non lo suoniamo sì, noi. Infatti. Non entriamo troppo in questa discussione, che se andiamo a finire il trash. Allora, la canzone che dicevi, dove c'è un assolo bestiale di Tom Hamilton e Sweet Emotion, che siamo riusciti a rimediare, visto che comunque il concerto non so di chi c'era oggi a suonare la... Le luci della centrale elettrica. Buonanotte. Le luci della centrale elettrica è finita. Vediamo che c'è un via vai di ragazzi, di giovani, soprattutto giovani, che molto giovani. Stavano uscendo dal concerto, quindi noi per intrattenerli in questa lunga camminata mentre vanno a casa dei loro letti. Sì, noi li mandiamo questo Sweet Emotion, speriamo che tutti loro lo possano provare, questa dolce emozione. Esatto. Chi con la sua mano, chi magari con una donna vera. Infatti. Bocca al lupo a voi. Beverly Hills. Can't say, baby, where I've been in a year. Well, these pennies are in me.
just a second. Allora, abbiamo, diciamo, le vecchie chiamate famose all'144 144 144 o l'166 conti fino a 6. Esatto. E diciamo che commemora quel momento, quel periodo della nostra vita, della tua vita. della mia. Ho capito. Vabbè. Peccato che non ci ho mai scritto una canzone sulla mia. No, esatto, purtroppo questo non l'hai fatto. Se no magari diventavi famoso come loro. Che ne sai, magari sì, anche perché sto leggendo che questa canzone è entrata nel Rock and Roll Hall of Fame, cioè ha catapultato gli Aerosmith nella classifica, esatto, della, cioè, Rolling Stones. Bastava farsi una sega, se quello prima. Pensa tu che maghi, cioè, che mago, anzi, perché comunque è Tom Hamilton che ha scritto la canzone insieme a Steven Tyler. Ma è uno dei classici più famosi di Boston, lo sai, Max? Bene, molto bene. E senti, qua sul girano sempre su internet. Sì, mi ricordavo, cioè anzi mi sono scordato di dire. Sì, che va meglio. Che all'apertura del concerto, subito dopo la prima canzone, dato che si dice, non so poi se sia vero, che Steven Tyler comunque ha subito un'operazione alla gola. Sì. Molti temono che lui non cantasse più come prima, lui. Per salutare tutti, come la fine di questa canzone, ha fatto una finta di distorsione di voce, di tosse, e ci ha salutato tutti con un rotto. Ah, grande. Un rutto, ognuno lo dice poi a modo suo. Grande, come la canzone. Esatto, proprio come la canzone, quindi no, è proprio un dono che ha. Stavo leggendo su internet che comunque il video della canzone è un po' come ci raccontavi tu, cioè che inizia con questo ragazzo che sta sotto le coperte, che chiama... che contatta una rete erotica e poi che comincia la taglia dei 5 contro 1 e esatto, via. E alla fine alla meglio e via, poi alla fine rutta, perché comunque si sa, quando c'hai un... è un classico, la botta di felicità finale, via, e fai il rutto, chi non lo fa? È rock and roll, è rock and roll, rock and roll puro. Senti, ma prima mi ricordavi che questa canzone comunque ha fatto parte del soundtrack di Armageddon. Non lo so, io così stavo leggendo sempre su internet, poi dopo però, entrando proprio nello specifico della canzone, dice che comunque fa parte dell'album del 1975, magari comunque in the Attic, magari comunque è stata reinserita. Sì, perché è stata poi ripresa nel 91, quindi infatti nel 91 è entrata proprio nel 74esimo posto del Regno Unito. Vedi tutte queste notizie che, certo, si certo. che fonte la rete, che fonte, che è internet, fino, sì, a poi arrivare al 408esimo posto della Rolling Stones, cioè abbiamo proprio il dato esatto, esatto, fantastico. Mamma mia, fantastico. Andiamo a parlare del film, quindi andiamo a parlare del film, visto comunque, diciamo, esatto, gli Aerosmith ogni volta, ogni decade quasi, riescono a trovare una canzone, un qualcosa che li rilancia con un tormentone. Quello, esatto, che stiamo andando a sentire è una delle canzoni più strazianti e più serie che loro abbiano scritto apposta per questo film, molto molto bello, molto toccante. Io ho visto più volte. È un bel film. Non lo so, vogliamo andarla subito ad ascoltare? Qual era la canzone? I Don't Wanna Miss a Thing. Sempre una bellissima canzone, diciamo, un pochino d'amore. Anche se poi parla di tutt'altro, se no. Beh, sì, è vero. Diciamo, non lo so, poi probabilmente sta sparando una cazzata. Oh, adesso andiamo a scoprire. È facile, quindi.
Te puoi sbagliare. Allora mandiamo questa canzone, I don't wanna miss a thing. Ok. Che poi era pure una canzone da una pubblicità. Sì. Infatti, bravo. Se non sbaglio. Non mi ricordo precisamente, però sì, era un liquore, un amaro proprio. Ok, quindi mandiamo questa canzone di questo liquore e... fatevi una bella bevuta. Infatti, non vi fermate solo al 5 contro 1. Esatto, dopo... andate avanti. Se no il routino non viene. A dopo. Stay lost in this moment.